Riccardo Righini in tre quarti ha avviato la sesta edizione di Acustica, Musica in Purezza, nella sala del Museo della Civiltà del Vino Primitivo di Manduria. La rassegna, firmata dalla direzione artistica di Salvatore Moscogiuri per Arti Librio, è realizzata con la partnership di Produttori di Manduria. Unica in Italia nel suo genere, la formazione capitanata dal pianista Viareggino è un trio jazz che suona da quartetto, grazie all'originale presenza di una contrabbassista cantante, Beatrice Valente. Il concerto è un approdo armonico e concettuale in grado di coniugare stilemi propri del jazz con sonorità di altri generi, per una proposta nuova in cui la canzone popolare sa farsi jazz e viceversa. Questa è una formazione di trio classico, cioè pianoforte, contrabbasso e batteria, classico per il jazz ovviamente. C'ha la particolarità che al contrabbasso c'è Beatrice Valente, che oltre a suonare il contrabbasso è anche una vocalist, quindi canterà insomma, mentre suona, quindi è una novità abbastanza importante per questa formazione, perché normalmente il trio è il trio, invece l'ho chiamato Riccardo Arrighini in tre quarti, appunto il gioco di parole, il tre quarti ha un tempo musicale, ma è anche questa formazione che in pratica siamo in tre ma in quattro in definitiva, perché c'è questa, appunto, questa particolarità. Il repertorio spazia, lo sentirete, tra brani italiani, brani americani, brani miei, scritti e arrangiati da me, anche le cover, diciamo, sentirete, ci sarà un brano di Patti Pravo, un brano dei Beatles, un brano di Modugno, insomma varie cose, che un brano di Murolo. Quindi insomma il repertorio è molto vario, c'è il nostro Summertime di Gershwin che l'abbiamo riarrangiato in un modo assai particolare. Quello che posso dire sulla formazione è che mi piace pensare che unisce alla tradizione del jazz un po' la mediterraneità che ci porta Beatrice, perché è partenopea, e quindi un po' di etnia anche, no? della Napoli. E questo poderoso drumming, cioè la batteria di Piero Borri, a cui piacciono molto le sonorità africane, sentirete, quindi c'è molta etnia anche in questo trio. Quindi, abbiamo appena finito di registrare questo album che si intitola Anima, in omaggio a Pino Daniele, che è uno dei brani del disco, è appunto il brano omonimo. Ascoltare qualcosa su questo album. Suoneremo Anima, certo. Noi stasera suoniamo il disco che purtroppo abbiamo appena finito di registrare, quindi non è presente, ahimè, lo sarà fra poco.
E niente, questo è un po', diciamo, il significato del trio nella sua essenza. Io mi auguro che possa piacere la proposta, ora vedremo, eh? Riguardo appunto questo territorio, il primitivo, qual è il rapporto che avete? Beh, io, vabbè, la prima volta ovviamente che vengo a suonare qua, che è un posto pazzesco, e abbiamo assaggiato un vino che neanche a dirlo, insomma, no? Vorremmo portare via tutto, purtroppo non è possibile, ci accontenteremo di qualcosa. E poi cos'altro dire? Che la Puglia per me è una regione molto importante, perché prima cosa perché conosco un sacco di musicisti e organizzatori, addetti ai lavori, insomma, giornalisti. E poi è una delle regioni italiane che mi porta fortuna, perché ci vengo quasi tutti gli anni diverse volte, quando da una parte, quando dall'altra. E devo dire, ogni volta mi stupisco della bellezza di questa regione, fantastica proprio. Io dico sempre una cosa, che questa zona ha la luce più bella del mondo, più della Sicilia, che già qui c'è una luce dei colori ancora più particolari, secondo me. Quindi amo, incredibile, ma io amo il sud Italia. C'è la mia la Beatrice, che è napoletana, e dice sempre, anche da come scrivo, ma tu non sei viareggino, tu sei napoletano dentro. E tu forse in una vita passata. Grazie. Grazie a voi. Prosegue questa sinergia per questa rassegna Acustica Musica in Purezza, sesta edizione. Sì, con tanto orgoglio, e siamo sempre lieti di ospitare questa rassegna. Crediamo sempre che la cultura, espressa in questo caso dalla musica, possa essere un grande e giusto connubio con il vino. Come sempre la nostra cantina ospiterà artisti di calibro internazionale, sempre per dare in alto i calici del primitivo di Manduria. La prossima data sarà il 21 novembre con il Peters Duo, musica classica, tromba e pianoforte, anche lì due grandi artisti di livello internazionale. Il 30 dicembre avremo l'onore di avere un altro grandissimo musicista, una stella internazionale del jazz, parlo di Javier Girotto, che verrà in trio insieme ad Alessandro Guis al pianoforte e a Iorio al bandoneon. Insomma, una grande opportunità per ascoltare dell'ottima musica jazz. Si continuerà a gennaio, il 31 gennaio, con la musica classica, un grandissimo tenore che è direttamente dal Metropolitan di New York, dove si trova in questi giorni per dei concerti, Salvatore Cordella sarà qui sul nostro palco. La rassegna chiuderà il 21 febbraio con un altro duo classico, due musiciste giovanissimi ma di grande spessore artistico, Giacopuzzi al pianoforte e Ludovica Rana a violoncello. Quindi vi aspettiamo numerosi a tutte le nostre date.